Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Gigi Frisini, abbiamo anche un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Abbiamo perso l'ascoltatore in linea. 080-501-9998, il numero per intervenire in diretta. Gigi, parlavamo di Bari. So che non ti piace molto l'accostamento con il famoso Bari dei giovani di Catuzzi. No, non è che non mi piace l'accostamento. Enrico Catuzzi era uno che ha avuto il coraggio di investire sulla pugliesità, sulla baresità, perché nel Bari di Catuzzi, tranne Danilo Ronzani, che era romano, era di Velletri, se non sbaglio, e praticamente il Bari lo vide in un torneo a Benevento, erano tutti baresi, addirittura tutta gente che praticamente nelle squadre di Lega Giovanni giocavano un ruolo, ed Enrico Catuzzi, grazie anche alle segnalazioni di Michele Gravina, riuscì a cambiare i ruoli, l'ho già detto l'altra volta. Sì. Addirittura Carico dalla destra diventò difensore centrale e così via. Il problema non è quello. Paragonare un Bari che non ha fatto vedere nessuno schema quest'anno al Bari di Catuzzi mi sembra irriguardoso solo nei riguardi di Catuzzi, buonanima. Tra 2 settimane si partirà per il ritiro. Certo che Gigi al momento la situazione è davvero in alto mare. Angelozzi ha detto la priorità ora sono due terzini e due portieri, però è anche vero che manca un po' il resto anche di tutta la squadra, Io manca un mi auguro ossatura. che effettivamente vada in porto l'operazione della vendita del cartellino intero di Stojan, anche perché effettivamente guadagneremo un po' di plusvalenza, anche perché poi il problema qual è? Fino a 2 o 3 settimane Stojan voleva lo Zenit, voleva tutto. Il problema è che le chiacchiere non ne la vendi, il problema lo so, noi stiamo in una situazione che è penosa, non abbiamo niente, abbiamo una squadra raccogliticcia, una squadra che verrà fatta con i prestiti a destra e a sinistra e abbiamo l'handicap di partire con una pesante penalizzazione. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta. Poi Gigi, paradossalmente la cessione di Stojan che dovrebbe avvenire entro mercoledì alla Roma, da quel Bari ricaverà circa 1 milione di euro, servirà soprattutto per garantirsi poi l'iscrizione al prossimo campionato. Non saranno soldi reinvestiti nel mercato. Questo la Vabbè, dice un po' tutta quello è una sul cosa che sta momento. dichiarata, è chiaro che i conti li portano loro, però io sono 2 anni o 3 anni che non si riesce a prendere un attaccante. Il momento in cui non abbiamo soldi, l'attaccante andava a trovarlo. Io mi auguro che in virtù di questi rapporti, alla fine la squadra sarà raffazzonata, o se no decidiamo di investire sui Marotta e gli altri e che Dio ce la mandi buona. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Sì, Cristian, sempre Savino. Ciao Volevo Sabino. riallacciarmi un attimo al progetto giovane di cui parlava il signor Frisini. Sì. A chiacchiere su tutto forte, Gigi, a Bari c'è solo una persona che sta facendo un progetto sui giovani, sai chi è? Il grande Marcello Chiricallo, il grande Sergio Notariale, che stanno facendo un vero lavoro da professionisti sui giovani. Il progetto giovani del Bari si chiama Ufic du Dottore, Ufic l'Avvocato, Cumbani de Manarin. Devono sparire queste persone da Bari, Sgobba, Manarin, Matare Vnavitace, Sabino? Nov Vlimakiu. Sabino, grazie, grazie del tuo intervento, il tuo sfogo. Gigi, siamo un po' d'accordo, c'è una No, io non voglio situazione entrare in me, difficile, non sì, voglio fare lo polemiche, facciamo perché anche, parlare, sì. per me parlare di Marcello Chiricallo, io sono il padrino di Marcello Chiricallo, per una questione di coerenza, dissento dalle dichiarazioni, cioè confermo che Marcello Chiricallo sta facendo un lavoro, ma non per il futuro, lui sta facendo un lavoro in virtù di una ONLUS che ha creato in memoria del figliolo che è morto a 6 anni con un tumore al Sì. cervello. Ed è una cosa lodevole di solito, però a me non mi fa di far polemiche, però il problema è uno solo. Se dichiarate che deve partire il progetto giovane, ci vuole coerenza. A me non interessa il figlio del dottore Macellato. Normalmente i calciatori vengono visti sul campo. Il ragazzo che gioca non va con la scritta mio padre è medico, mio padre è salumiere. Il Certo, problema è uno certo. solo, vanno valutate determinate qualità. Allora purtroppo noi abbiamo delle carenze che partono prima di tutto dagli impianti sportivi. Allora, quando un calciatore si deve allenare su un campo 20 metri per 20 metri, alla fine col rischio non diventi calciatore. Questa è una vera presa per il fondello. Sei stato chiarissimo, Gigi, abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Mirko, sono Paolo. Ciao Paolo. Saluto il signor Frisini. Grazie. Niente, vorrei dire una cosa su Gilè. Sì. Leggevo la settimana scorsa che lui rimane a Bologna e il suo mentore, cioè dice che è Ventura, e gli altri campionati che ha fatto Gilè a Bari. Questo volevo sapere. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, in effetti Vabbè, alla c'è da fine dire che
Pane a pane, vino al vino, chi ha portato Gigli a Bari è stato Corle Regalia. Cioè, diamo i meriti a chi effettivamente ha investito, perché lui era un ragazzo belga che è arrivato catapultato a Monza, è stato Carlo Regalia. Però il problema, non andiamo a fare dietrologie, lui adesso deve dire che il suo mentore è Venturi, perché Venturi lo vuole portare a Torino. Certo, certo. Nel passaggio da Bologna a Torino guadagnerà gli spicci 200-300 mila di più. Ricordiamo che proprio lo scorso anno Gile aveva promesso anche amore al Bologna, poi basta qualche spicciolo in più per farti subito cambiare idea. È un fatto normale, tanto ormai se vogliamo la fedeltà della maglia, la fedeltà della maglia non esiste, è un discorso solo ed esclusivamente economico. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Buon pomeriggio, sono Riccardo da Bari. Ciao Riccardo. Grazie. Saluto lei e l'ospite. Senta, io mi voglio allacciare alla penultima telefonata di quel signore del settore giovanile. Sono cose che a Bari si sanno, solo che voi, anche con il signor Frisini, oppure con qualcun altro che viene sempre in trasmissione, sempre amici degli amici, mai tifosi normali, noi che qua pagano diamo spazio a il tutti, biglietto, no, voi non date solo il fatto che comunque diamo la possibilità a tutti di chiamate intervenire. Chiamate sempre questo, gli amici degli amici, non chiamate mai i tifosi che pagano il biglietto, che possono parlare. Ma diamo libertà chiamate ad ogni gente che non si vuole mai compromettere. Scusami, però diamo diamo libertà a tutti i tifosi di poter intervenire in diretta. Nessuno. Non lo fa nessuno, diamo la possibilità a tutti di intervenire in diretta, questo ce ne devi dare atto. Prego, chiudi l'intervento. Il calcio a Bari sparisce. Nessuno che vuole prendersi la briga di dire la verità, se Matarrese sbaglia, continua a sbagliare, nessuno di voi, né voi giornalisti, né tantomeno gli ospiti, questa è la realtà, siete compromessi, cioè grazie. Avete paura di parlare. Ma bugia, grazie per il tuo intervento, non è assolutamente vero, perché Gigi, noi l'abbiamo ripetuto più volte, l'abbiamo fatto anche con Enzo Tambora, tutti vogliamo un altro Bari, tutti auspichiamo un cambio di proprietà, perché vogliamo ovviamente che questa città, questa squadra tornino comunque a livelli più alti. Beh, io l'abbiamo ripetuto auguro, più volte, auguro, nessuno sa bene questa situazione. Mi auguro che l'amico faccia riferimento a me, perché io Io mi sono inimicato un sacco di persone, mi sono inimicato anche la possibilità di poter continuare a lavorare. Io vorrei dire a un amico che ha telefonato, io tanti anni fa ho lavorato col Bari, all'improvviso il Bari mi manda via o vado via io dopo due mesi vado ad allenare in promozione, io ho preso due anni di squalifica e non sono più allenatore. Allora, se questo vuol dire non parlare del Bari, io cerco di dire le cose a livello tecnico, perché a me delle situazioni societarie non mi interessa, non sono io che devo parlare, ci sono i giornalisti, ci sono i giornali che possono parlare, il problema è uno solo, io ritengo di poter parlare, mi ha dato la possibilità di parlare giudicando determinati giocatori e sono uno dei pochi che ha condannato all'inizio determinati acquisti, vedi Borghese, vedi qualche altro. Allora, io non penso che gli altri siano allineati al mio modo di dire, anzi addirittura qualcuno per sudditanza verso la società ha detto che Borghese ha un grande futuro. Allora, se Borghese ha un grande futuro vuol dire che io dalla prossima settimana, se mi invitate, parlerò di pallacanestri, pallavolo, di nuoto e premesso. Pensavo ti volessi rimettere gli scarpini e tornare in campo. No, oggi. Vabbè, alla mia età. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian Luigi. Ciao Luigi. Vabbè, io volevo parlare della nazionale. Torniamo a parlare della nazionale anche, vai. Visto che mi tirate per i capelli, parliamo anche del Bari, visto che... Allora, a differenza di tifosi normali, senza fare nomi, però lo sanno chi sono. Gli arrivano a casa 2-3 abbonamenti all'anno per lui, per la moglie, per il figlio. Lui, tanto non hanno importanza alla fine, vai. Ciao. Il problema è di mentalità, Bari. Il problema è di mentalità. Non si vuole migliorare. Ti faccio un esempio che si collega con la nazionale. Mimmo Ranieri, presidente degli allenatori pugliesi, l'altro giorno ha detto... in Puglia gli allenatori sono di primo livello. Allora mi deve spiegare il signor Mimmo Ranieri da quanti anni, tranne Cassano, dal settore giovanile di Bari, non del Bari, di Bari, se esce qualche giocatore che è arrivato in Serie B, in Serie A, ma lo dicesse, perché io non ne vedo. Un'ora di corsa, un'ora di e tecnica individuale col pallone non esiste. Corsi di aggiornamento da parte degli allenatori pugliesi io non ne vedo. E questo ritorniamo al discorso della nazionale. La nazionale, il signor Abete, doveva dimettersi il giorno dopo degli europei e anche del mondiale con Lippi, perché noi fummo eliminati da
dalla Thailandia, questo per dire, dalla, cioè da nazionali che non esistevano, perché si voleva fare un certo discorso di interesse, perché purtroppo le società in Italia contano più della nazionale, cioè alle società di Serie A, infatti ieri presidenti di società di Serie A in tribuna a Kiev non ce n'erano, c'erano solo allenatori, perché giustamente a loro non le frega niente della nazionale, e poi ci lamentiamo che la nazionale giustamente fa queste figure. Poi mi vengono a dire, no, ma i giocatori della Spagna erano più freschi. Scusate, in semifinale chi ci è arrivato, il Barcellona e il Real Madrid, o ci è arrivata la Juventus che ha dato 8 giocatori della nazionale? Dicono che loro erano più freschi, questo e quest'altro, ma la Juventus che ha dato, ripeto, 8 giocatori nazionali, non mi sembra che abbia fatto le coppe. E ritorniamo al discorso, scusami Cristian se mi dilungo, ritorniamo al discorso del Bari. Il discorso del Bari è che tanti anni fa si curava il settore giovanile. E cosa è uscito da Bari? Abbiamo vinto un campionato di primavera, abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo vinto un Viareggio, perché si curava il settore giovanile. Adesso invece di valorizzare i ragazzi del luogo, si preferisce andare a prendere 3 slavi, 3 ugandesi, 3 moldavi. Ma che senso ha? Ma che senso ha? L'Inter ha 30 giocatori stranieri, la Roma ne ha 20, la Juventus ne ha 15. Ma di cosa stiamo parlando? Gigi, grazie, sei stato chiarissimo nel tuo intervento. Dobbiamo andare in pubblicità, però Gigi, tra poco ti chiederò anche, ha fatto anche riferimento agli allenatori pugliesi, quindi ti chiederò anche un giudizio, un commento su questo, a tra poco con la terza e ultima parte del Bianco e lo Rosso TV Sport.